Speak low when you speak love. Our summer day withers away too soon, too soon. Lo spettacolo si intitola La mostra perché è un po' provocatoriamente. Avendo suggerito a Gigi, che è stato felicissimo dell'idea, di collocare la storia della mia vita nella galleria d'arte che mio padre aveva fondato nel lontano 59, chiusa nel 76, riaperta da me nell'85, lui quasi per gioco, per scherzo, disse: "Beh, intitoliamo la mostra, cioè la mostra sarei io", ho detto grazie. No, scherzo, ma comunque la mostra è la mostra, quindi un luogo in cui si esibiscono delle cose, si mostrano delle cose. E in effetti tutto si svolge naturalmente sul piano scenico, su un muro, delle proiezioni su un muro, che è l'unico elemento della scena, con arte antica, moderna e contemporanea, perché la tesi dello spettacolo, tra molte risate, molta comicità, molta leggerezza, però è una tesi anche di grande, insomma, profondità, è una riflessione sull'utilità dell'arte, degli artisti, nella vita delle persone, anche quelle che non sono artiste, ma come noi diciamo alla fine dello spettacolo, ciascuno di noi in qualche modo può essere arte. Questo vuol dire che della nostra vita dobbiamo fare un fatto artistico, cioè renderla più bella, renderla più giusta, più sentimentale, più condivisa. E la passione per l'arte in tutte le sue forme, questo regalo ce lo fa. Speak low when you speak love. Our moment is swift, like ships adrift. We're swept apart too Questa è la soon. magia, l'alchimia di Gigi, che è riuscito a creare degli equilibri incredibili, secondo me. Perché io un po' racconto un po' cos'è una galleria, che succede, insomma, racconto a grandi linee di cosa stiamo parlando. Al tempo stesso, però, lui fa irrompere dei personaggi inaspettati, più o meno, che appunto interrompono continuamente questo ritmo narrativo per farlo diventare esilarante, comico, anche musicale, perché canto anche delle canzoncine. Ce n'è una che Renzo Arbore adora. Lui sostiene di averla lui segnalata a Gigi, ma insomma lì è un po' controversa la cosa, però in realtà l'amano tutti e due la canzone. È una canzone romana, vecchia, che a un certo punto dice: "La bocca tua te bacia è una fontana che ha dissetato più di una persona". E allora questo è legato a un personaggio buffissimo, una signora spoletina che entra in galleria e vede i quadri di Fontana, i tagli di Fontana, e rimane così e dice: "Anche il figlio mio li fa. Sarà un artista?" No, è per dire che si passa continuamente da un livello all'altro, che poi in fondo è la stessa cosa, perché è comunque raccontare l'umanità, no? Insieme a queste provocazioni sull'arte. I feel wherever I go that tomorrow is near, tomorrow is here and always too soon. Quando ero ragazzina, insomma, io sono cresciuta in mezzo ai quadri perché mio padre, fin da ragazzo, anche quando studiava e lavorava, si comprava disegnini, litografie, libri, naturalmente, perché l'input familiare era cultura, cultura, bisogna crescere culturalmente, quella è la vera libertà dell'individuo, no? E allora, insomma, mio padre, fedele ai mandati appunto di questo meraviglioso socialismo ispirato, idealista, no? Grande lettore e collezionista. Quindi noi da ragazzine, io e mia sorella Carla, abbiamo conosciuto quadri e artisti. E una sera Corrado Cagli, che era un famoso artista che frequentava la nostra casa, ci disse: "Stasera c'è a Roma Chagall, vi porto a cena con lui". Io avevo 15 anni e ebbi una specie di svenimento, perché era una persona talmente lontana, irraggiungibile, che non ci potevo credere. E passai tutta la sera vicino a lui, così tutta impettita, perché ero emozionatissima. Era un signore molto bello, una faccia così da rapace, gli occhi celesti, e con una moglie controllora bestiale, come quasi sempre hanno questi artisti, che
che aveva una gran paura che mi facesse un disegnino, uno scarabocchio sul libretto che avevo portato. Lui si contenne molto, fece la firma e va bene. Ma io comunque era solo per dire, lo volevo dire, che crescere con queste emozioni, con questi impatti, è un privilegio grande, ma è un privilegio che, non dico Chagall ovviamente, ma il privilegio di queste scoperte, di questo contatto, possono veramente averlo tutti. Bisognerebbe metterlo alla portata di tutti. Time is old and love so brief. Love is pure gold and time a thief. È un consiglio un po' brechtiano che apre lo spettacolo praticamente. E io attacco così con un gran cappotto nero, così molto Nottelenia, o Utelempa, per essere più attuali. E attacco questo: impara l'arte, mettila da parte, che a volte può far comodo, chissà. La gente non sa quello che si perde se preferisce la banalità, eccetera. We're late, darling, we're late. The curtain descends, everything ends too soon, too soon. L'arte è fondamentale. L'arte vince la morte. Vi è mai capitato di riflettere a questo dettaglio? Che tutto ciò che sopravvive dell'umanità è qualcosa di artistico, è qualcosa che l'uomo ha creato con la sua sensibilità, la sua anima, i suoi sentimenti. Cos'è rimasto della storia umana? Le architetture, i libri, la filosofia, la poesia, i quadri, no? Ecco, basta pensare a questo e sentirsi una grande fratellanza, proprio spirituale, di sensibilità, di gioia anche, di gioia. Oggi la gente è affranta perché ha abbassato i toni, a parte i problemi, per carità, i problemi reali e pesantissimi che ci sono, però ha abbassato i toni. Mi raccontavano i miei che anche durante la guerra erano capaci di ridere, di recitare, di ascoltare la musica, di essere veramente felici con niente, con tutto ciò che non si compra. Ecco, se ci ricordassimo questo, forse staremmo meglio. Will you speak low?